sabato si farà la nuova marcia per la cultura e il lavoro, perché già nel 2017 abbiamo fatto la prima marcia durante l'avvicinamento all'evento fondamentale che era Matera Capitale Europea della Cultura 2019, che ha avuto tante aspettative, ha avuto tante presenze, ha avuto un merito. Il merito è quello di mettere, all'attenzione il potenziale di quello che è il patrimonio culturale ambientale della città di Matera. E questo ha significato chiaramente un'evoluzione in termini di sviluppo economico nella filiera del turismo. Chiaramente a fronte di una situazione di questo tipo le aspettative non sono state realizzate e oggi noi ci troviamo in una situazione collegata alla pandemia che in qualche modo oscura quelle che sono state le disattenzioni e anche metodi che non hanno prodotto la strutturazione di questo settore importante. Noi vogliamo mettere in evidenza con questa iniziativa fatta da CGIL, CISL e UIL, ma insieme anche a 32 associazioni che hanno statuti diversi, quindi stiamo parlando di alleanze per le della cooperazione, stiamo parlando con Fapico, stiamo parlando di associazioni culturali, quindi un mondo che sta a significare tutto il territorio della provincia di Matera, che vuole rivendicare assolutamente l'esistenza di una disattenzione da parte della regione in termini di programmazione. Per questo l'abbiamo chiamata resistenza resiliente, perché contiene questo contrasto terminologico che contiene il termine di resistenza di un territorio rispetto alle proprie peculiarità e potenziali, ma contiene anche esistenza, perché evidentemente qualcuno ha dimenticato la sua esistenza, ma contiene anche resilienza, che evidentemente è un termine che vuole, a partire dal potenziale, vuole portarsi verso il futuro per determinare qualcosa di importante in questo territorio. Lo facciamo perché questa compagine governativa regionale evidentemente non è nelle condizioni ad oggi di poter realizzare qualcosa, di mettere a frutto un territorio che sta sacrificando non solo come territorio della provincia di Matera, ma con delle ripercussioni anche su tutto il territorio regionale. Noi non la possiamo accettare. Noi riteniamo che in fase di pandemia questa iniziativa equivale a uno sciopero generale che non può essere realizzato per ovvie ragioni, ma che dice che un territorio si ribella a una disattenzione totale rispetto alla sua continuità e anche rispetto al futuro di questa regione totalmente.